Eccolo. Ecco qua, perfetto, Ci siamo. benvenuti a una nuova puntata di Scrittori in Video. Abbiamo Andrea Anzivini e Sara Marino, autori di due libri pubblicati dalla casa editrice Le Mezze Lane, libri diversi ma simili. Quello di Andrea si chiama Oltre la Porta e quello di Sara Marino, Destino di Sangue. Già l'ho dimenticato, ho detto un minuto fa, già l'ho dimenticato. Allora, partiamo con la prima domanda a Sara, quella di carattere generale. Che cosa le persone dovrebbero sapere di te? Allora, intanto salve a tutti. Allora, di me dovrebbero sapere che sono un tipo un po' particolare, un po' eclettico, lunatica. Però insomma, sono anche abbastanza normale in tutti i conti, sono predisposta insomma, ad aiutare gli altri, abbastanza scherzosa, con un animo però abbastanza oscuro da come si vede da ciò che scrivo, insomma. Oscuro, oscuro, sì, confermo, poi entriamo nella tua oscurità, nella cosa più buia. Perfetto. Andrea, la stessa domanda per te, che cosa le persone dovrebbero conoscere di te? Ok, buonasera a tutti e grazie a te per l'ospitalità. Riguardo a me, sì, io poi sono molto allegro, spiritoso, diciamo un simpaticone, sempre burlone, mi piace molto ridere e scherzare. E quello che dovrebbero conoscere di me, sì, tante cose perché sono un tuttofare, non si finisce mai di conoscermi abbastanza. Perché scrivo sia appunto libri, scrivo poesie, faccio musica, passione per la fotografia, ho tante cose. Quindi a starmi dietro non è facile. Vedo infatti un po' di foto dietro alle tue spalle, vedo un po' di fotografie, insomma, sì. Eh sì, infatti, poi ho qua sulla destra una parete proprio piena di fotografie, di paesaggi, sfondi vari che ho fatto, ne ho moltissime. Ma è giusto, c'è una vita sola, meglio riempirla, se no uno che fa, si Eh sì, annoia. infatti, non mi annoio mai, diciamo, sono un tuttofare, io da solo o anche insieme a mia moglie facciamo tante cose. Sono d'accordissimo con te, giustissimo. Allora, Sara, con quale scrittore vorresti fare due chiacchiere e quale sarebbe la prima domanda che faresti a questo scrittore ipotetico? Allora, è una domanda un po' particolare perché io spazio parecchio come letture, quindi ho letto un po' di tutto. Diciamo che però il mitico Dracula è nelle mie corde, insomma, quindi come al solito gli chiederei come ai tempi è nata quella fantastica storia, perché insomma è un libro, secondo me è un libro senza età, perché è stato scritto in qualsiasi epoca, però se uno pensa quando è stato scritto ha un peso tale molto importante, quindi vorrei sapere da dove ha preso spunto, come è nata quella passione per quel filone particolare, e anche come è stato accolto ai tempi, perché insomma il libro c'aveva anche scene abbastanza particolari, quindi come era stato accolto al suo tempo quel libro, è un capolavoro unico. Ricorda, ripeti il titolo perché non si è sentito bene, io non l'ho sentito. Ah, ok, cioè il titolo del libro è Dracula, insomma, di Brian Stoker. Ah, perfetto, perfetto, ok, là ci siamo, ci siamo, anche in quello che hai detto dopo. Perfetto, Andrea, per te la stessa domanda. Non te l'ho capito, scusa, la domanda. Ok, quale scrittore del passato vorresti intervistare? A quale scrittore del passato vorresti fare una domanda? Capito. Uno scrittore che mi piacerebbe a me molto intervistare del passato, in assoluto per me Dante Alighieri, perché ha scritto La Divina Commedia, che è per me un libro stupendo che conoscono tutti e che anche chi non lo conosce comunque sa che libro è, perché è stato il papà dell'italiano. E mi piacerebbe molto anche fare una domanda proprio nello specifico, come gli è venuto in mente a scrivere questo libro, molto tra l'altro fantasioso, perché ha messo personaggi del passato, personaggi storici, tutti amalgamati insieme. È una cosa molto particolare che mi sono sempre posto. Ma poi adesso perché Dante adesso non vorrei dire una bestialità che qualcuno mi qualche letterato, però se ci pensate bene non è altro che la Divina Commedia potrebbe essere letta in qualche modo in una moderna soap opera, no? Grosso modo, no? Ci sono detti scritti là, tutti,
i fatti privati personali dei vari nobili, anche no, sì, infatti, cosa del genere, insomma, comunque sì, sì, un'opera personale condivisa in 700 anni. Allora, salutiamo Viviana Nobilini. Salve, ciao, ciao Viviana, se hai una domanda da fare a Andrea o a Sara, puoi anche scriverla, noi ti risponderemo. Allora, l'ultima domanda che voglio fare, prima poi addentrarci nelle vostre pagine, che cosa, Sara, volevi, cosa vuoi fare da grande e cosa volevi fare da bambina, da piccola? Allora, questa è una domanda. Essenzialmente quando ero molto piccola volevo fare una cosa un po' particolare, mi piaceva essere un killer a pagamento, sognavo questo lavoro molto particolare, poi mi sono evoluta e ho iniziato la scuola, mi sarebbe piaciuto molto fare la psicologa, perché in effetti mi riesce molto bene ascoltare gli altri e dare consigli, vabbè, non l'ho fatto per altri motivi. Adesso da grande vorrei fare ciò che mi piace, quindi scrivere, quindi vorrei che diventasse ancora più presente nella mia vita e più qualcuno, insomma. Perfetto. Ho sbagliato parecchio, insomma. Vabbè, ma è giusto così, uno nella vita si cambia, io volevo fare il calciatore. Il primo non era proprio un lavoro, ero piccola, i primi film che vedevo, hai visto, vedevo questi thriller, vedevo questi killer che vagavano per il mondo, sta vita fantastica. Allora... Ma guardi, questa domanda è fatta apposta, perché è molto comico quello che uno vuole fare da piccolo rispetto a quello che uno diventa, no? L'ho detto pure ieri, lo ripeto. Francesco Totti voleva da piccolo fare il benzinaio, cioè, perché vedeva tutti i benzinai con portafoglio con i soldi, quindi voleva fare il benzinaio Francesco Totti, è una cosa divertente, non c'è niente col calcio, però no, beh, per dire che una cosa sì, vabbè, meno Andrea, male, invece cosa non anche per me, insomma, che sono... Vabbè, Andrea, tu che cosa vuoi fare da grande e cosa vuoi fare da bambino? Ti rispondo prima da bambino anch'io. Da bambino a me mi è sempre piaciuto fare il pilota, perché mi è sempre piaciuto viaggiare con la fantasia, fantasticare, perché sono sempre con la testa sulle nuvole, perché penso tante cose, come detto prima. E quindi, diciamo, da piccolo mi sarebbe molto piaciuto fare il pilota. Ma non per e, diciamo, da grande mi serve... Come? Il pilota da aerei. Sì, sì, pilota di aerei, sì, sì. Perché appunto, visto che sono sempre con la testa con le nuvole, mi sono andato qualche anno fa col deltaplano, è stata una bellissima esperienza e quindi se si potesse lo rifarei. Invece da grande, diciamo, dall'adolescenza, dopo quando ho iniziato a suonare con un gruppo musicale, mi sarebbe piaciuto continuare a suonare addirittura con un gruppo musicale, perché sono stato anni fa tastierista di un gruppo musicale, autore di testi, quindi diciamo a fare il musicista mi sarebbe piaciuto. Però anche lo scrittore che già scrivevo dice prima o poi se potessi diventare un lavoro, però tanto per adesso lo teniamo come passione. Poi il futuro non si sa mai cosa ci può riservare, sempre pieno di sorprese. Bravo, come diceva il professor Manzi, non è mai troppo tardi. Quindi c'è no, infatti. E quindi per adesso, diciamo, mi va benissimo il lavoro che faccio, che sono impiegato in una ditta di elettronica nel settore della citofonia e videocitofonia, quindi per adesso questo qui va benissimo. Tanto con i libri, diciamo, è sempre, come la vedo io, sempre alti e bassi, così, non è che se non sei famoso, diciamo, però piano piano, uno... pezzo dopo pezzo, mattone dopo mattone si riesce a costruire qualcosa, però per adesso andiamo avanti così, poi si vedrà nel tempo. Ma in Italia prima devi diventare famoso e poi pubblichi un libro, dice la cosa inversa, è troppo complicata. Sì, sì, infatti. Cioè, te conviene fare un passo alla volta. Ti conviene prima vincere il Superenalotto e a quel punto scrivi un libro e diventi un best-seller. Se no, cioè, per quanto puoi scrivere bene, che poi entrambi questi libri sono scritti molto bene, avvincenti, due generi diversi, ma comunque godibilissimi, è difficile che uno diventare famoso con la scrittura, ecco, è più facile. Ok, allora finita l'intervista, vado a giocare i numeri, incrociamo le dita e speriamo bene. Aspetta che poi ho i numeri di darli anche a me poi, mi raccomando. Stasera c'è anche allora, l'estrazione, quindi... Esatto. Facciamo, il libro di Sara, Destino di Sangue, che è proprio un titolo azzeccato per un libro che parla di vampiri. E,
è ricco di colpi di scena, di travolgimenti, personaggi che da buoni sono cattivi, cattivi diventano buoni, è avvincente, pieno di amore e di buoni sentimenti. La protagonista si chiama Rebecca, che ha il significato di connessione, unione. Poi c'è Coleman, che vuol dire guardiano di colombe. Poi c'è Marcus, che deriva chiaramente dal dio della guerra Marte, mi chiamo Marco anche, quindi lo so bene. Infine c'è Silas, che vuol dire abitante delle belve, quindi un selvaggio. Ecco, ci sono anche altri protagonisti chiaramente che hanno comunque anche un significato, ma è giusto questo dare un significato anche al nome, oppure me lo sono inventato io di sana pianta? No, no, diciamo che allora questo libro è nato, intanto faccio vedere la copertina, eccola qui, questa è quella della seconda edizione, più esplicita del libro. Allora, il libro è nato all'inizio, non so, in particolare perché era nato con nomi diversi, poi la casa editrice mi ha fatto notare alcuni dettagli che non tornavano, allora mi sono rimessa su a studiarli di più, anche perché in effetti il libro come particolarità essenziale anche la saga di Rebecca e Marcus è ambientata a Prato, quindi la città dove vivo, quindi ritrovate luoghi, palazzi, le strade, esistono tutti. Da lì ho voluto dare un filo conduttore anche al nome dei protagonisti, come Rebecca, che è la protagonista che è più avanti di questa saga, che comunque avrà altri libri, cercherà di unire varie creature, perché poi ne sbucheranno fuori anche altre, così come Coleman, che è il capo di questa confraternita in lotta contro i vampiri, che però nasconde molte cose particolari. Abbiamo poi l'altro coprotagonista della storia, che è Marcus, che collegherà con Rebecca nei libri successivi, che in effetti lui all'inizio è il cattivo della storia, ma poi ci saranno altri risvolti. E in questo libro il male essenziale appunto è Silas, che sarà colui che creerà molti problemi a sia Rebecca che a Marcus, che agli altri protagonisti che dicevi tu, che sono Lucas e Giulia, due vampiri. Quindi ho voluto dare un fondo di verità al mio fantasy, insomma, ci ho provato almeno, spero di esserci riuscita. Sa. No, no, ci sei riuscita, tanto che io quando vado a Prato ho sempre paura di girare per le strade, quindi ci sei riuscita. No. Quindi, sì. Ciao vampiri. Allora, esatto, sempre paura che da un qualche angolo, da qualche lampione, esca una figura. Allora, oscura, esattamente. Il libro ha la struttura della parabola dell'eroe, quindi appunto inizia, Sara inizia ignara del suo destino, del suo potere, e a un certo punto viene aiutata a scoprire che ha in realtà dei poteri, che non è una umana normale. Poi si affronta con il cattivo e viene sconfitta, e poi proprio alleandosi, comunque migliorando grazie all'aiuto di un, diciamo, di un mentore, di un nemico, riesce a potenziarsi e magari a vincere. Hai studiato un corso di scrittura questa parabola dell'eroe, oppure sei un genio che l'ha trovato così da nulla? Allora, no, non ho fatto nessun corso di scrittura, mai fatti. Ti sei frizzata, Sara. Ti sentiamo, non ti vediamo. Eccomi. Allora, dicevo, no, non ho seguito nessun corso, ma ho voluto creare questa parabola che continua poi anche negli altri libri, in maniera, cioè ci ho studiato tanto, ho fatto un sacco di ricerche, anche per l'evoluzione dei vampiri stessi, anche con la capo editor delle Mezzalane case editrici, perché i miei vampiri hanno un'evoluzione tale che dopo decenni in cui viene raccontata questa evoluzione, loro camminano alla luce del sole. Quindi ho voluto proprio studiare questa cosa, infatti cioè, in casa ho dei plichi stampati, segnati, scritti, cioè, ho un raccoglitore grosso così pieno di qualsiasi informazione su vampiri e affini. Però ho voluto dare questa parabola apposta per far passare l'idea che potrebbe, tra virgolette, naturalmente accadere a chiunque. Chiunque di noi può incontrare, tra virgolette, un Coleman qualunque che ti dice che in realtà tu non sei umana, perché
alla fine Rebecca si scoprirà più avanti nei libri che lei in realtà di umano c'ha ben poco, ma sei qualcos'altro. Non dico cosa perché dovete leggere per capire cosa. Assolutamente sì. Quindi è comunque proprio così, insomma, un libro, ecco, che un libro sull'unione che fa la forza e soprattutto contro i concetti, cioè bisogna sempre non imparare a non vedere gli altri così di primo acchito e giudicarli, ma dare sempre la seconda possibilità e amare il prossimo. Sei d'accordo? Se non sei d'accordo mi arrabbio, te lo dico. No, no, è proprio la parabola dei libri che poi tutti quelli che scrivo che hanno questa base finale, perché ad esempio Rebecca nella sua vita scoprirà tutte queste creature, ne appariranno anche altre, appariranno fantasmi, licantropi, e l'essenziale del libro è anche questo fatto che il cattivo di turno forse non è proprio colui proprio cattivo della storia, e il buono che si manifesta all'inizio non è proprio un santo. Oltre al fatto che Rebecca ha questa caratteristica essenziale che vedremo, che leggerà in tutti i libri, si può dire anche testa dura, insomma, lei non ascolta gli altri sulle altre persone, insomma, lei ci deve sbattere la testa contro, cioè tu mi dici che è una cattiva persona, ma lo devo scoprire io, tu mi dici che è una brava persona, ma lo devo scoprire io, chiunque, cioè lei non vede razza, colore, regione, cioè qualsiasi cosa lei lo affronta di muso, e poi può andare bene nella vita o può andare male, quindi no, no, non ti arrabbi, hai visto bene. Bene, bene. Allora, prima di concludere l'intervista, voglio farti l'ultima domanda: perché le persone dovrebbero comprare il tuo libro e perché dovrebbero leggerlo? Allora, essenzialmente dovrebbero leggere la saga di Rebecca e Marcus per inoltrarsi in un mondo fantastico italiano, perché insomma l'ho ambientato in Italia, dove alla base ci sarà la scoperta di una creatura incredibile e fantastica che incontrerà in fin dei conti questi libri, con la base è il grande amore della sua vita, perché questi libri come filone hanno il grande amore che legherà Rebecca e Marcus per il resto della loro vita, perché dietro questa unione c'è un segreto, ci sono delle storie, dei tormenti vitali che i personaggi che entreranno nei libri successivi daranno un peso ancora maggiore a questo libro, perché Rebecca, che è la cacciatrice della congrega e per i vampiri la distruttrice, scoprirà di avere un passato tale che secondo me può affascinare chiunque, e si può un po' rivedere nella lotta contro tutto e contro tutti del proprio amore, perché loro andranno contro tutti, umani, vampiri, fantasmi, licantropi, c'è una lotta per l'amore, quindi chi vuole una bella storia d'amore condita anche di avventure e fantasy dovrebbe leggere la saga di Rebecca e Marcus. Prima di dare la parola a Andrea, però devi leggere una parte del libro. Sì, aspettiamo un po' la tua interpretazione. Certo, allora vi leggo una parte. Ricordando che in descrizione, sia su YouTube che su Facebook, ci sono i link per acquistare il libro di Andrea Di Sara. Quindi per chi volesse acquistarlo, incuriosito da questa intervista, può tranquillamente acquistarle su Amazon e sul sito dell'editore. Grazie Sara, e proseguiamo. Vado. Allora, leggo un piccolo brano tratto da un punto particolare della storia di Rebecca, dove lei scoprirà una parte di sé molto particolare che si può capire anche dalla copertina del libro. Questo succede dopo un evento traumatico che gli capita. Vado. Allora, il dolore era sempre più forte. Sentì la pelle lacerarsi e qualcosa uscire, liberarsi dalla mia schiena. Coleman arretrò di scatto. «È fantastico, Rebecca», cominciò a dire, ma io mi alzai, distesi le braccia e tutto il contenuto della stanza fu scaraventato contro il muro opposto, Coleman compreso. La scrivania, le sedie, le librerie colme di libri, tutto crollò in pezzi ai piedi del muro. Coleman si alzò a fatica, eppure sorridente. «La trasformazione è completa, sei rinata, i tuoi poteri hanno raggiunto il loro massimo». Avanzai di qualche passo verso di loro. Io non avevo ancora capito in che cosa mi fosse successo, ma qualsiasi cosa fosse, a loro non piaceva. Arretrarono come un solo uomo.
In quel momento mi vedi riflessa nel vetro della porta finestra. Nemmeno nei miei sogni più strani avrei mai immaginato di vedere una cosa del genere. Davanti a me, in piedi, c'era una donna che aveva i miei capelli, i miei occhi, il mio aspetto, ma che non ero io, non potevo essere io. Io ero umana e ciò che vedevo non era umano. Sulla mia schiena, sulla schiena di quel riflesso, erano ben visibili due ali come quelle dipinte nei quadri delle chiese, sulla schiena degli angeli. Una era bianca, candida, splendente come la luce della luna, l'altra no. L'altra era nera, nera come la pece, così scura da assorbire la luna, da assorbire la luce. E qui lascio l'ambiente in sospeso perché verranno molte altre cose. Hai dato già tante informazioni comunque agli amanti del genere e per capire che si tratta di un romanzo da leggere, insomma. Quindi grazie Sara. Grazie a te. Allora Andrea, passiamo al tuo libro Oltre la porta. Allora, il tuo testo è molto particolare. Del resto c'è anche un aereo, perché appunto, come ci hai detto, la tua passione per il mondo degli aerei è anche evidente nel libro, perché fa riferimento più volte agli aerei che passano, agli aeroporti, eccetera. Questa copertina, che infatti è molto bella, mi piace molto quello che mi hanno fatto con la casa editrice, è bellissima, infatti. Mi assume proprio cosa c'è nel libro, che poi dopo leggendo si scoprirà. Esatto. Allora, è scritto con uno stile molto moderno che ricorda il flusso di coscienza, una trama che spesso si piega in se stessa, richiamando le stesse azioni con le stesse parole, ma dando un finale diverso, che spiazza il lettore. Oltre la porta non è altro che un limite dietro il quale ci sono cose che non possiamo, non vogliamo vedere. Come hai pensato di scrivere un libro così? Diciamo, l'ho pensato perché volevo fare un protagonista che ha problemi, perché dato che tutti i giorni oggi chi più chi meno abbiamo tutti i problemi, e sta a noi andare appunto oltre questa porta con le belle cose che ci aspettano o le brutte, che ci potrebbero riservare delle cattive sorprese, perché alla fine il protagonista potrebbe essere benissimo anche uno di noi, e quindi ci si potrebbe riconoscere chiunque in questo libro. In questo modo qui l'ho pensato. Volevo fare qualcosa di originale, diverso al solito, e mi sono detto di scrivere questo romanzo molto particolare e molto, diciamo, potrebbe essere anche riflessivo, molto introspettivo, appunto, pieno di colpi di scena. Ci sono anche però delle parti, diciamo, molto misteriose, inquietanti addirittura, no? Cioè, le parti in cui si ripetono con finali diversi, che cosa, che ognuno è artefice del proprio destino, questo vuoi intendere? Esatto, perché il destino potrebbe essere bello o brutto, però il protagonista, essendo molto, diciamo, amante della vita proprio, è anche molto sognatore, molto amante anche del paranormale, perché pure lui sta con la testa sulle nuvole, sogna ad occhi aperti, oppure tante volte ama il paranormale, e quindi non si sa se veramente quello che lui sta vivendo, se lo vive veramente, se sta sognando, oppure se è addirittura morto. E quindi c'è molti passaggi che il lettore si troverà molto spiazzato, pensa che il libro va in una direzione, invece va da un'altra. Non è quello che pensa. C'è questa cosa che, diciamo, spiazza. Guarda, sembra proprio la sceneggiatura di uno dei libri di Kapman, no? Dallo scritto mi sale la mail. Quindi proprio di questo, che so, Il lato di orchidee, se l'hai visto, se non l'hai visto, vedilo, perché secondo me ti piacerà tantissimo. Ah, vedi, è proprio un po' come lo stile tuo, insomma, questa cosa qua che ti sorprendono da un momento all'altro, succede qualcosa e dici, oddio, ma che è successo? Non me l'aspettavo. Infatti. Ok, come se ogni giorno che vivessimo della nostra vita fosse la pagina del nostro libro. Ecco, il mio sarebbe pieno di errori di ortografia, il tuo come sarebbe? Il mio pure non sarà da meno, perché poi io quando scrivo spesso faccio errori, quindi il mio pure non è da meno, siamo uguali, quindi. Però il libro sì, io lo vedrei anche come delle pagine bianche che uno deve riempire, perché tutti abbiamo la nostra vita che viviamo e sta a noi riempire queste pagine bianche. Perché tutti, appunto, ci capitano diverse situazioni e uno, se ci tiene, le può segnare come una specie di diario personale. Ah, certo, sembra un'ottima idea. Una persona molto intelligente ha fatto una domanda, è molto bella l'idea di creare un raccordo fra autore e lettore. Cosa provi quando sei lettore? È mia madre, che ha fatto la domanda. Vabbè, quando sono lettore, intanto ringrazio la signora, quando sono lettore cosa...
quando sono lettore, cosa provo? Diciamo, mi medesimo proprio come se fossi un esterno, al di fuori di tutto. Non sono l'Andrea scrittore, ma l'Andrea lettore. E mi addentro pure nella storia, e se mi riesce a emozionare, vuol dire che se faccio colpo su di me, lo farò sicuramente anche nel lettore. Perché ci saranno storie che spiazzeranno e toccheranno veramente, diciamo, le persone che lo leggeranno. Sì, sono d'accordo con te. Il libro è tenero e sincero, a volte proprio inquietante, come abbiamo detto, proprio come la vita stessa, e l'abbiamo già un po' chiarito. Ci sono uomini neri, donne nere, divertenti angeli custodi, che sono un po' proprio la parte comica. Mi ha ricordato un po' il pezzo di Benigni, quando perde l'angelo custode, un film che qualche anno fa, molti anni fa. In più Giorgia, la figlia del protagonista, ha delle visioni, delle premonizioni. Tu credi in queste cose? E se ci credi, mi dai sei numeri al Superenalotto? Purtroppo non ci credo neanche io, però è solo frutto della mia fantasia e quindi i numeri non te li posso neanche dare, mi dispiace. Mannaggia. No, se uno ci crede, ci possono provare a credere, visto mai che si materializza qualcosa, provare per credere, si dice, del resto. Eh sì, avevo aperto sperando nei due numeri, mannaggia. Sì, visto che mi metto in gioco con tutto, proviamo a mettermi in gioco anche in questa cosa, vediamo quello che verrà fuori. Nel tuo libro ci sei anche te come protagonista, cioè, come personaggio, diciamo, abbastanza importante tra l'altro. Sì. Come mai? Cioè, te l'ho trovata molto sempre spiazzante, cioè, io adesso che ci fa qua dentro? Cioè, perché c'è sta lui dentro? Cioè, è proprio una cosa che dici, ma che cosa sto vivendo? Cioè, cosa sto leggendo? Come mai mettere te stesso all'interno del libro? Sì, mi ci sono messo anch'io perché siccome appunto Michele ha questa figlia molto particolare, quando gli dice le cose non sempre ci crede, essendo lui un testone. Dopo però quando gli capitano degli imprevisti, su qualcosa si ricrede. Poi tante volte, siccome la bambina dice tante cose particolari, lui diventa sempre più scettico e dice è impossibile, non può succedere. Quando invece succede, allora a quel punto si confida con me, che sono Andrea Anselini, quello che tutti conoscono, quello che scrive i libri, quello che fa la musica, quello che è sposato con Adele, e c'è diciamo molto molto di me. Quello che se serve a dare una mano, appunto, al protagonista, gli do una mano. Perché io pure, quando uno serve, come tutti sanno, dove serve un aiuto mio, io di no, non lo dico mai a nessuno, dove mi è possibile. E quindi per chiunque ci sono. E ci sono, tra cui anche il protagonista Michele. Lui ha bisogno di me e io intervengo. Poi a me a un certo punto non posso dire cosa, succederà qualcosa, che uscirò di scena, e dopodiché dovrà cavarsela da solo. Perché dopo alla fine tutti bisogna che ce la caviamo da soli. E certo, che aiutati, che tu t'aiuta, come si dice, no? Quindi, sì, infatti, dopo sì, se uno ha bisogno di una mano, sì, ci sono sempre, però se uno capita un imprevisto che magari per qualche volta non può, giustamente la persona deve cavarsela, deve sapersela cavare anche da sola. Quindi fammi capire, se io rimango per strada con la macchina, ti posso chiamare e mi aiuti a montare la gomma? Cioè, posso confidare... È un po' di arrivare a Roma da te. Però, se fossi a Roma così, che uno magari conosco, un amico mio mi chiama... Se fossi libero che non impegni, molto volentieri, perché no? L'aiuto si dà. Assolutamente, assolutamente. Allora, Andrea Betta Lombardi dice, si riesce a modificare un po' il proprio carattere mettendo su carta i propri difetti? Ma non penso, perché se uno i difetti c'ha quelli rimangono. Magari su carta, anzi, uno potrebbe anche falsificarli e non farli vedere. Potrebbe essere anche un camuffamento. Però se uno scrive una cosa biografica, potrebbe essere che vede. Io non penso. Non credo. Io lo... Quindi no. Per me no. Perché se uno è fatto in quel determinato modo rimane. Certo. Beh, però si dice anche che la scrittura è un po' catartica, no? Che quindi in qualche modo scrivere di un dolore, per esempio, lo rende un po' meno vero, almeno si dice È questo, vero. però non è sempre vero, insomma, però insomma. Si dice questo, quindi forse È quando uno un'ottima scrive una cura la cattiveria, scrittura. certo, verissimo. Quindi magari uno scrive una cattiveria sul libro e diventa un po' meno cattivo, questo, non lo so, non sono cattivo, non lo posso fare. Allora, prima di leggere a Andrea la parte del libro, ti chiederei anche a te perché le persone dovrebbero comprare il tuo libro e perché dovrebbero leggerlo.
Perché praticamente, come detto prima, potrebbe essere la storia di chiunque, perché tutti viviamo queste situazioni più o meno belle e sta a noi appunto andare oltre queste situazioni, a cercare di superarle nel momento di difficoltà e dove non si riesce, sì, bello farsi aiutare, perché il protagonista potrebbe essere benissimo ognuno di noi, non solo io l'ho fatto maschile, ma potrebbe essere benissimo anche femminile il protagonista, perché alla fine Michele è uno di noi. Quindi insomma è un libro che insegna la forza del coraggio di non abbattersi mai, questo sicuramente. Esatto, non abbattersi mai davanti a situazioni che non vanno, farsi aiutare dove serve, come veramente la vita di tutti i giorni. Io l'ho visto anche un po' come uno slide in corso, no? Capito? Quindi c'è nel senso che il libro parte una volta, poi c'è una deviazione e si parte da un'altra storia, poi un'altra deviazione si parte da un'altra storia, una deviazione è un'altra storia, cioè come se poi il libro dovesse continuare in altri mille modi, ecco, diciamo Sì, così. infatti, dopo tutti questi si ritrovano tutti insieme in un unico punto e capite, sarebbe il finale del libro. Che non lo diciamo però, mi raccomando. No, infatti, non lo diciamo. Se uno lo vuole sapere, lo deve leggere. Lo deve leggere. Ok, i greci dicevano che la scrittura era maieutica, diceva tipo forse Aristotele, si tirava fuori le cose la scrittura. Poi Andrea, leggi un brano del libro, vediamo Sì, tu no, prima visto di che c'è l'aereo, leggermi. leggo proprio un estratto tratto da dove praticamente si parla di questo aereo. È questo qua. Doriana è seduta di fianco a me e sta dormendo ormai da una mezz'ora. Il mio pensiero torna prima della partenza, per la precisione a quando ci avevamo in tutta fretta verso l'ingresso dell'aeroporto. Mi sovviene di aver lasciato il portatile in taxi che ci aveva accompagnato. Doriana, vai a fare tu il check-in, che mi sono scordato il PC nel taxi. Vado a prendere e arrivo subito, tanto è fermo lì da una parte. Ok, Michele, vado, ma fai in fretta, che però siamo in ritardo. Raggiunto di corsa il taxi, dissi al tassista del PC lasciato sul sedile. Presi la valigetta e sempre correndo, mi diressi di nuovo verso l'ingresso dell'aeroporto. All'improvviso udii urlare una voce. Attento, signore, attento! Neanche il tempo di rendermi conto di cosa stesse succedendo, che sentii il rumore di una frenata improvvisa, seguito da un tonfo sordo. Mi voltai e vidi dei vestiti uscire da una valigia scagliata in aria, e pochi metri più là il corpo di un uomo che era stato investito da un bus. Una signora corse urlando vicino a quel corpo immobile, che non dava segni di vita. Aiuto, aiutatemi, chiamate un'ambulanza! Subito dopo mi sentii chiamare da Doriana. Dai, Michele, muoviti, altrimenti perdiamo l'aereo. Ripensando a quanto accaduto, mi rendo conto di essere stato una nullità e provo lo stesso senso di impotenza di quel momento. Così, per un po', per via della fretta, il volo in partenza, un po' per lo shock nel vedere quel corpo immobile sull'asfalto. Ora che questa giornata stava arrivando al termine, mi sentivo stanchissimo e distrutto, ma soprattutto felice di essere vivo. E qui mi fermo perché lascio spazio all'immaginazione. Chi ci vorrà leggere lo capirà poi cosa succederà. Perché Sì, devo dire che è molto veramente particolare, non si entra. capisce se è una cosa reale, se non è reale, se, come detto, se il protagonista è sognatore, se è fantasioso. Se è morto lui, non si può sapere, però andando avanti poi si scoprirà cosa sarà successo. Sì, devo dire che entrambi i libri hanno comunque la capacità di tenerti veramente incollato alle pagine e la voglia di girarle continuamente per capire che cosa va a succedere, come va a finire, insomma. Quindi sono veramente due libri da consigliare. Detto questo, se diamo un po' di tempo a qualcun altro, se ci sono altre domande, intanto se volete comunque... Conclude salutando qualcuno, prendendo qualche Certo. altra osservazione. Non ti ho sentito. Se volete fare qualche altra osservazione, o volete anche, non so, magari lasciare qualche consiglio di lettura, a parte che libro state leggendo in questo momento, magari, ecco, così una domanda di carattere generale. Allora, io come prima cosa, dato che comunque insomma questo libro ha visto la luce grazie alle Mezzalane Case Editrice, volevo ringraziare quindi il capo delle Mezzalane Case Editrice, Rita Gelelli, poi volevo ringraziare anche
l'editor che ha curato il mio libro, che ci ha lavorato tantissimo, anche poi successivi, poverina, ci lavora tantissimo, Maria Grazia Beltrami. E poi volevo ringraziare, facendola anche di vedere se posso, un attimino la copertina, Gaia Ciccone, perché è una copertina bellissima, quindi diamo conto anche a chi ci ha lavorato, perché io da sola non avrei fatto tutto questo. Quindi volevo ringraziare queste persone. Poi i consigli di lettura, allora io mi sono ostica perché adesso ho finito l'ultimo libro, quindi sono in caccia, stasera dovrò vagare nella mia libreria alla ricerca di cosa leggere, non so cosa consigliare, però l'essenziale secondo me, specialmente in questo periodo che insomma siamo anche un po' stati, è leggere qualsiasi cosa riesca a staccare la mente delle persone e farle distrarre da ciò che ci circonda, anche quella mezz'ora di lettura che uno si dedica la sera anche solo prima di andare a dormire, secondo me è essenziale. Condivido Sara il tuo concetto. Prego Andrea, se vuoi anche dire cosa stai leggendo in questo momento, un consiglio di lettura. Sì. Io sto leggendo in questo momento un libro di un nostro autore della casa editrice che si chiama Renato Ghezzi, La pace viaggia in autobus, che è tratto questo da un fatto storico successo nei primi anni 70. Non l'ho ancora finito, quindi non posso parlarne più di tanto perché lo devo finire. Però è un libro che mi è molto bello. No, se devo ringraziare qualcuno, poi io ringrazio sì la mia casa editrice, la mia editrice proprio che ha creduto in questo mio libro, che me l'ha pubblicato, e soprattutto anche io la mia editor proprio, che è comune con Sara, Maria Grazia Beltrami, per tutto il lavoro che ha fatto. Poi ringrazio soprattutto anche mia moglie che mi supporta in tutto, che dove posso io non finirò mai di ringraziarla comunque, perché è sempre presente in ogni cosa, anche quando scrivo un libro, già all'inizio, prima ancora diciamo di mandarlo alla casa editrice, lei lo legge, se c'è qualche errore, qualche svista, me lo fa sempre presente, quindi ringrazio anche lei per il supporto che mi dà. E poi ringrazio sì, soprattutto tutti coloro che ci stanno guardando questa sera, ringrazio te per questa intervista, ringrazio tutti quanti, insomma, indistintamente. Beh, io ringrazio voi, innanzitutto per questa piacevole chiacchierata, e condivido con te anche il fatto della moglie, perché vedo un grande uomo, c'è sempre una grande moglie, quindi è vero, insomma. Sì, infatti, dove è possibile, mi piace sempre, diciamo, metterla sempre, tra virgolette, in mezzo, perché se lo merita. Certo, assolutamente. Qui Andrea Bellombardi ormai si è abbonata alle domande, mamma, poi parliamo anche dopo con calma, che sei da soli. Dietro ogni grande opera c'è un amore, questo. È nel caso di Sara, mamma, c'è una donna, una moglie, che ne sai? Qui non c'è pappa per gatti per ora, quindi lo vedi, ma va bene. Allora, grazie Sara, grazie Andrea, e consiglio a tutti nuovamente nel link in descrizione e mettere un pollicione su YouTube per seguire i prossimi appuntamenti, e grazie a tutti, a presto, alla prossima, grazie, ciao. Wow, time, diretta.